poco riceverete il gadget call dell'anno fatto apposta da Alexandra. Dove sei Alexandra? Da Alexandra di Gadget Power per Elisa Pasino. Tra poco le signore lo riceveranno. Si chiama Rosso New York e così l'abbiamo battezzato noi. Possiamo anche rimettere la luce, Melissa, se c'è da dai. Però in questo viaggio ci hanno accompagnato delle persone che vogliamo ringraziare. Il direttore, non so se c'è, Carlo De Ponti, che ci ospita sempre meraviglioso, grazie mille, vorrei un applauso per lui, non so se c'è ma ve lo facciamo perché è un amico meraviglioso. Abbiamo poi, non può mancare per noi in the USA, un The Voice, il nostro The Voice questa sera, che ci leggerà i brani della guida, direttore, conduttore di Tele Lombardia, del TG di Tele Lombardia, Marco Oliva sarà il nostro The Voice, il nostro splendido The Voice. E poi signori, adesso in diretta da Sex and the City vi do prima un uomo, l'ideatore, colui senza il quale non saremmo qua stasera, perché ha avuto una genialata, quella delle guide al femminile, l'editore anche di questa guida, Mauro Morellini. Facci sognare Mauro, facci viaggiare. Grazie, grazie a tutti voi, grazie a Carlo per la meravigliosa presentazione, rapidissimo perché non è questa, è la serata di Elisa, quindi non porto via più di un minuto di presentazione, se non per ringraziarvi, per dirvi che effettivamente questa è una collana di guide al femminile che fondono le due anime della casa editrice. Noi facciamo guide turistiche e saggistica rivolta alle donne. Abbiamo mescolato i due filoni facendo questa collana di guide al femminile, che sono tipicamente guide alle città. È uscita a Milano, è uscita a Napoli, in questi giorni insieme a New York, è uscita a Roma, a Bologna, è uscita a Torino, uscirà a Trieste. Come vedete sono tutte città perché sono squisitamente metropolitane dal punto di vista, e ovviamente non poteva mancare la città metropolitana per eccellenza. Io sono molto contento di aver incontrato Elisa, che ha saputo interpretare al meglio lo spirito di questa collana, che vuole essere insieme molto utile ma anche estremamente divertente, quindi spero che riusciate a divertirvi con lei e con noi come ho fatto io nel realizzare questo libro insieme a Elisa. Grazie a tutti. Grazie Mauro per questa splendida idea, veramente, per aver chiamato Elisa per New York, perché New York, lo sentirete, è stato galeotto, io lo dico sempre per Elisa, dopo un mese che conosceva suo marito è andata a New York a fare un viaggio e zac, si è sposata. Così è stato, signore, sappiatelo, se seguite la sua guida, non si sa cosa possa succedere. Ebbene, adesso partiamo in questo bellissimo viaggio, in diretta da Sex and the City. Abbiamo Lady Cultura direttamente dal quotidiano La Repubblica, Paola Zonca. Che intervisterà? L'autrice, la blogger di Valigia Due Piazze, che ci fa girare tutto il mondo col suo blog, la giornalista in tante testate, la colonna giornalistica, diciamolo, di Cen Comunicazione, questo va detto, l'autrice Elisa Pasino. A voi le nozze. Se ci ascoltate sicuramente. Vorrei appunto che ognuno trovasse la propria New York, perché New York è una città davvero per tutti e in cui non ci si sente mai soli, e ognuno deve scegliere il pezzetto che ama di più. Vai Andy. Intanto vorrei fare la premessa. Allora, mi sono molto divertita a leggere questo libro, perché di solito io leggo delle pizze pazzesche che piacciono giusto a me e ad altre 5 persone, invece questo è un libro divertente, scritto anche molto bene, con stile, eccetera, eccetera, alcuni punti sono dei racconti, e quindi veramente gradevole.
In secondo luogo, perché sono esattamente 23 anni, cioè quando sono rimasta incinta di mio figlio, che sogno una vacanza di sole donne. Ma una serie di impedimenti me l'hanno... Direi che è ora. È ora. Ecco, infatti la prima domanda è questa, che vale in generale, ma poi la applichiamo anche a New York. Qual è il valore aggiunto di un viaggio tra donne? Amiche, mamma, di solito la cosa di base è che riusciamo a evitare una serie di mete che a noi non interessano o di solito non ci interessano, e poi è che ci si capisce in un attimo. Forse la donna va un po' al di là, vuole conoscere la città per quello che è davvero, per quello che sta dietro, quindi a noi piace un vicolo un po' meno noto, sì, la grande catena di... chi è che non va alla Victoria's Secret? Io mi butto selvaggiamente quando arrivo e esco con borsoni. Però poi ci sono quei piccoli negozi, quei locali pieni di luci, che sembra quasi di vedere una Parigi trasportata a Chelsea, o a Park Slope, che è una delle zone che io amo di più di New York, a Brooklyn. Quindi c'è questo di valore aggiunto, che a noi basta anche stare in un bar a chiacchierare e la città sappiamo viverla. Non c'è bisogno di andare a vedere tutti i monumenti. Quello è importante, perché comunque secondo me in un primo viaggio bisognerebbe sempre cercare di vedere un po' l'imperdibile, che infatti nel libro elenco, perché appunto chi non è mai stato altrimenti non può pensare di saltare alcune mete imprescindibili. Però si può sempre mixare, e secondo me nella guida ho cercato di fare questo. Dietro al MoMA c'è questo, dietro al Met c'è questo, dietro al Guggenheim c'è anche quella strada. Quindi non solo il museo, che è straordinario, non solo l'ultimo piano della Freedom Tower, c'è anche qualcos'altro subito dietro, e io adesso lo so e lo vado a vedere. Allora, la prima volta che si va a New York si ha una sensazione strana, duplice. Perché da una parte sei affascinato da questi grattacieli che ti stupiscono, eccetera. Dall'altra ti sembra quasi di conoscerla già, perché l'hai vista descritta nei libri, l'hai vista in tantissimi film, eccetera, eccetera. E però New York è una città talmente complessa e talmente stratificata che ogni volta è una sorpresa così. Il tempo non basta mai, innanzitutto, perché ogni volta a me capita di continuare a segnare, a prendere appunti di quello che ho da vedere, magari sono stata 4 mesi prima, quindi c'è quasi una corsa a cercare. Per quello che io dico, ognuno deve scegliere, non si può vedere tutto, e secondo me non va neanche bene vedere tutto indistintamente, bisogna appunto sentirsela e farsela propria. È un libro che io vorrei fosse sottolineato, ha una bellissima carta, e secondo me nei libri è molto importante l'impaginazione, lo studio grafico, ma soprattutto la carta, perché si può scrivere, si può prendere nota, non si rovina, si vive e basta. Ma è la zonca, se no. E quindi è quello che mi piace, appunto, deve essere vissuto. E di volta in volta la città è davvero sempre in continuo movimento. Io poi dico che New York non è una città da vedere solo a livello strada. New York è una città che va vista sotto, e infatti in uno dei capitoli racconto di un luogo molto particolare, che è una fermata della metropolitana che non esiste più, è ferma da metà anni 60, ed è sotto il City Hall, quindi vicino a dove mi sono sposata, a proposito, a Manhattan, e questo è un altro capitolo, ed è sempre chiusa, ma si può visitare in pochissimi periodi, è tutta mosaicata, il tunnel è di vetri colorati, è un posto meraviglioso. Però per visitarla bisogna essere fortunati, innanzitutto perché aprono le prenotazioni di settimana in settimana, e non sempre, quindi bisogna avere la fortuna di trovarsi lì in quel momento.
ma soprattutto è quasi su un sito poco conosciuto, nascosto, oserei dire. Sul libro questo c'è, ecco, è questo che vorrei provare a dare, a regalare, quello che io ho cercato di saccheggiare un po' nella città, e almeno uno va a colpo sicuro, poi bisogna essere fortunati. E poi c'è un altro livello, che è quello dei tetti, lì si ha tutta un'altra prospettiva, e a questo punto io chiederei a Marco di leggere il pezzetto. Scegli tu. Del rooftop. Manhattan è una città a più livelli, la metropolitana sottoterra, il traffico dei taxi gialli lungo le strade, le decine di piani dei palazzi che puntano verso il cielo. Ed è solo da lassù, dagli ultimi piani, che si possono ammirare i tetti della Grande Mela e rendersi conto di come sia davvero fatta questa città. Non c'è un unico punto di vista, ogni finestra, ogni tetto è in grado di offrire un panorama differente. Spesso questi locali in terrazzo e i piani alti degli edifici non hanno insegne, quindi non troverete le indicazioni lungo la strada. Sono come dei club esclusivi di cui bisogna essere a conoscenza. Bello, grazie Marco. Ed è per questo che nel libro ci sono circa 30 indirizzi di rooftop solo a Manhattan. Poi ci sono quelli di Brooklyn, ci sono quelli del Queens e ci sono tutti segnati, perché appunto uno tante volte dice, ma dove hai fatto quella foto? Perché tu hai visto che sei andata a bere in quel posto, hai visto un tramonto pazzesco. La gente tende ad andare sempre su Empire State Building. Esatto, facendo ore di coda. Ora di coda, che è bellissima. È straordinario. È bellissima, però magari appunto... O ti deprimi, soprattutto ti deprimi a fare la coda, perché poi all'Empire, molti di voi ci sono stati, anzi, alzi la mano chi è stata all'Empire State Building. È una cosa terribile, perché fate la fila fuori, gira dietro l'angolo, poi uno dice, ma io ho finito la fila fuori, sto a posto e adesso salgo. No, ha due file dentro, quindi ha tutto il serpentone e poi ce n'è ancora uno quando arriva al piano sessantunesimo, quello che è. Quindi poca ottobre. Esatto, quindi e io credo che ci siano tanti altri e anzi in cui puoi vedere l'Empire, quindi ancora meglio, perché almeno ti godi l'Empire. Poi certo, salire lì una volta, il consiglio infatti è quello di salire verso la chiusura, a quel punto non c'è nessuno e di solito i prezzi sono più bassi e si entra direttamente. Ma se dovessi consigliare un posto da cui hai visto la città in maniera più affascinante, in maniera più... Allora, io ho un debole per il Top of the Rock, che è un classicone in realtà, perché è il belvedere del Rockefeller Center, quindi sulla Quinta, però hai in faccia l'Empire, quindi già questo ti ripaga di tutto il bello del mondo lo vedi lì. Poi sarà che con mia mamma recentemente abbiamo visto un 4 luglio e quindi godi veramente di tutto, le luci e i fuochi artificiali che ci sono sull'East River e sull'Hudson River, quindi è un panorama speciale. E poi io appunto ho un debole per lo skyline di Manhattan visto dall'altra parte dell'East River, quindi dal Queens, dove si gode di Upper Manhattan, e da Brooklyn, di cui si gode invece di Midtown e di Lower Manhattan. Quindi secondo me una vista incredibile è quella che si ha alla Astoria Park del Queens, perché come si usa dire, Brooklyn è la nuova Chelsea e il Queens è la nuova Brooklyn, quindi si danno il cambio. Infatti, tanti turisti, soprattutto italiani, tendono a identificare New York con Manhattan, bravissima, per cui vedono tutto di Manhattan ma non hanno assolutamente idea di quello. E secondo me si perdono tantissimo, si perdono un sacco di cose, perché effettivamente tutti i quartieri hanno qualcosa da dire. Sì. Infatti io in realtà in un primo viaggio, al di là appunto degli imperdibili, e lo metto negli imperdibili Brooklyn, perché è veramente anche le costruzioni, le tipiche brownstones, quindi quelle con i mattoni a vista, marroni, con i basement, esatto, e sono da visitare, ecco, da vedere, visitare, oddio se vi aprono la porta, da vedere. E quello già fa capire tantissimo della città, di com'era Brooklyn, fino, non voglio esagerare, ma fino a 50 anni fa
era un posto in cui i turisti quasi non andavano, ma per di più ma Paola, ti dico di più, 10 anni fa, ancora oggi non sono molto felici per una questione di traffico, ma i tassisti ancora appunto 7-8 anni fa non ti portavano addentrandosi a Brooklyn, ti portavano al massimo al di là del ponte ad Harbor. E infatti comunque uno dei consigli è quello di evitare il taxi per andare a Brooklyn, ma di utilizzare uno dei mezzi che amano i newyorkesi, ovvero il traghetto, che sembra una cosa, perché c'è il traghetto turistico, che è una cosa, e poi c'è l'East River Ferry invece, che è meraviglioso, ed è quello appunto che fa a zig zag tra Dumbo e Williamsburg, Willy, e poi Lower e Manhattan e Midtown. Sì, e poi tra l'altro anche il mezzo. No, è divertentissimo. $4 quando comunque la metropolitana costa 3, quindi non si parla di una crociera che è, vabbè, 10, 15, 25 dollari, si parla comunque di un biglietto che si può tutti volentieri, insomma. Senti, tu sei stata più volte a New York, vero? Sì, sì, sì. La prima. Come? Una ventina. Una forse. Madonna, ma che caldo. Però diciamo, la prima volta nel... La prima volta per lavoro nel 2004. Quindi ti sei perso un po', diciamo, la New York anni 90, quella più... Devo dire che per me è stato comunque un colpo di fortuna, perché io ho 24 anni e un gruppo di giornalisti era stato invitato per andare, quindi mi ero portata la mia telecamera, il mio microfono, perché giustamente dovevo tornare indietro con materiale mio, e a un certo punto, io lo racconto nell'introduzione, non sentivo più sul pulmino le voci dei colleghi, per me c'era, come hai detto tu, vedere un paesaggio che io già conoscevo. Dovevo arrivare dall'altra parte, perché come sapete, anche se molti mi dicono ma perché parli di Manhattan come di un'isola, in alto è collegata, invece assolutamente no, forse non la vedete bene, ma questa mappa io la amo moltissimo, e qua è tutta separata, quindi questa è un'isola e tutto deve stare qua. Non si può dire vabbè come a Roma, a Milano, io mi allargo, no, è solo un'isola, là non si può andare, quindi è per quello che continua, è così vissuta, è anche trasandata, può essere sporca, anche perché dietro alle luci di Times Square c'è la polvere, c'è la sporcizia, ed è bellissimo anche questo, però questa è un'isola, e quindi quando arrivi a JFK e col pulmino stai per arrivare e hai tutto lo skyline, e inizi a riconoscere i grattacieli più famosi. Io ho perso le Torri Gemelle, andai a Ground Zero con Marco quando non si poteva entrare, era ancora un enorme cratere e non entrava nessuno se non le autorità, noi come gruppo di giornalisti italiani eravamo stati fatti entrare, è stato molto toccante, perché i palazzi intorno erano ancora tutti crollati, quindi 3 anni dopo alcuni avevano delle specie di tendoni in cui gli americani con una grande bandiera chiedevano scusa ai turisti dicendo stiamo lavorando per voi per ricostruirla ancora meglio di prima, però c'erano ancora i vetri rotti, quello mi ha colpito molto, 3 anni dopo c'erano i vetri rotti dei palazzi e adesso gli americani in questo sono straordinari, perché hanno realizzato la Freedom Tower. Io sono andata all'apertura del Belvedere, che è talmente incredibile che sembra di fare un viaggio in elicottero, perché la città è minuscola. E devo dire che appunto il One World Trade Center, loro hanno scelto il nome giusto, Freedom Tower, quindi abbiamo dovuto subire quello che è successo. New York è una città molto del 1900 e infatti la sua più grande violenza l'ha subita poi nel 2001, nel secolo successivo, ma è riuscita a rimettersi in piedi, e soprattutto adesso appunto è il caso di visitare tutto quello. Non è solo Manhattan, New York, c'è Brooklyn,
c'è Queens, c'è Bronx, c'è Staten Island. Sono cinque distretti tutti da visitare e da conoscere. Io volevo chiedere a Marco se leggeva Midtown. Il cuore pulsante di Midtown a ogni ora del giorno e della notte è Times Square. È qui che i visitatori preferiscono soggiornare, perché ci si può spostare a nord e a sud in breve tempo. Luci, suoni, clacson, sirene, negozi con la musica troppo alta, aperti fino alle 2 del mattino. Individui curiosi che suonano la chitarra, vestiti con un paio di slip. Gruppi di manifestanti che non si sa mai contro chi stiano protestando. Maxi schermi a LED con pubblicità animate digitali. Catene delle marche di abbigliamento più popolari del mondo. Questo, che piaccia o meno, è l'ombelico di Manhattan. Thank you.